Eccoci qua ragazzi, vediamo com'è guidare con la neve in sta città. Vabbè che non ce n'è tanta, è solo quella per terra si è sciolta perché siamo a 0 gradi, sperando di non trovare ghiaccio per strada, se no mi cappotto sicuramente. Vediamo. Per fortuna il veicolo coperto, nel senso con il tetto e con una copertura di nylon, perciò subiamo meno il ghiaccio e vedete un po' come siamo messi qua quando nevica. Vabbè che sulla strada, ripeto, non c'è niente per fortuna, se no sarebbe tutto bloccato qua, perché non esiste né spazzaneve né spazzaneve né la gente che butta quella specie di sale sulla strada, ma puliscono le strade con le scope di paglia a mano. Come vedete non sono neanche passati a pulire le foglie perché sono andati tutti in panico. La neve è una cosa che dà panico qua. C'è anche un bel vento perché sento che le protezioni laterali spingono verso il mio corpo. Adesso vediamo se al ristorante becco il tacchiflu, speriamo. Ma stai attenti perché qua ti vengono addosso e dopo ti danno la colpa a te, specialmente se sei straniero. Fa un bel freddino adesso, ha fatto un paio di giorni che era quasi caldo da non mettere il giubbino e adesso finalmente. Vedi, questo è un altro delinquente che guida come un pazzo. Allora, qua ovviamente c'è il freno che tocca, adesso non tocca più, c'è un problema di ritorno. Questo ha girato senza guardare, ovviamente, senza fretta e senza niente, lo fa normale. Se avete visto i miei precedenti video, è tutto normale girare senza mettere le frecce e cose del genere. Dopo, quando batti, si dibatte, si chiamano parenti e amici, e chi urla più forte ha la vinta. Ho messo questi, ma non è che... Sì, un po', ma passa l'aria glaciale. L'aria glaciale entra da questi due buchi qua, che sono qua. Qua c'è uno che suona. Eccoci qua ragazzi, devo beccarci questa tremenda sofferenza. Andiamo. Oggi ho parlato con mia moglie, per vivere in questo modo non è proprio il massimo. Ho cercato di non litigare e spiegargli le cose, ma mi sembra che sia più importante un pollo con la foglia di loto che ha portato la suocera, che tra l'altro è arrivata per prima al ristorante. Mia moglie è arrivata alle 12:30 invece che alle 11:30, che ha detto tanto nevica, ma le strade sono libere alla fine. Perciò se è venuto qualche cliente prima è tornato molto arrabbiato, anche perché c'è freddo, è andato in un altro posto molto arrabbiato anche. Le ho detto che è ora di mettersi seri e qua e là, con tutte parole al vento. Io malato devo andare a lavorare, quel mal di gola con la porta aperta mentre ha nevicato nel balcone, che tra l'altro il balcone è la stanza a fianco di quella dove dormiamo, perciò
sono svegliato nell'era glaciale, come stare in una grotta senza il fuoco. Vediamo come andiamo a finire anche oggi. Adesso bisogna mangiare il pollo nella foglia di loto, che sicuramente non sarà niente di così eccezionale, perché noi in Italia facciamo il pollo arrosto e finora i polli fatti meglio del pollo arrosto o dei polli alla griglia in Italia qua non ho mai mangiati, sinceramente, senza essere, diciamo, di parte, vero? Qua è, mamma mia, se devo subire fino a febbraio così, non lo so, ragazzi, veramente è. Oggi pela, oggi pela. Dovrei pulire anche tutto lo smog che c'è dentro qua, sembra che non sia, che non si pulisca da 800 anni, invece l'avevo appena pulita, ma lo smog ha fatto sedimenti, anche se aria cover attorno è entrato e ha fatto schifo. E cari miei, eccoci qua arrivati in questo spettacolo. Questa è venuta con questo tempo qua in bicicletta a portare il pollo, a rischiarsi di ammalarsi, che dopo se si ammala sono guai seri, perché il suo marito non è qua ma in un'altra città e non gliene frega più di tanto, e perciò ricade tutto su di noi ulteriormente, no? Ma mi ha visto la freccia sto qua. Questo non ha neanche visto la freccia, come vedete. Se giravo, lo stendevo. Bene, siamo arrivati qua, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.